Sia con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando nella forma della messa votiva la messa del 2 di ottobre, la messa dei Santi Angeli Custodi, che liturgicamente, come sapete, ricorreva ieri, ma essendo ieri domenica, evidentemente la domenica prevale su una memoria e non si è potuta celebrare, però l'importanza di questa ricorrenza è molto grande e per cui si può recuperare, essendo oggi una feria con nessuna memoria prevista come messa votiva, in modo tale che possiamo almeno un pochino riflettere sulla figura degli angeli custodi, che è una verità di fede molto molto importante e che peraltro poi fa da contraltare, quindi da sponda a quell'altra verità di fede, perché noi abbiamo a fianco a noi, tutti gli esseri umani ce l'hanno, almeno un angelo custode, secondo diversi santi e rivelazioni private. Poi mano a mano che si cresce in responsabilità e in importanza possono aumentare i santi angeli custodi. Maria da Greta, per esempio, nella sua vita di Maria, che ebbe per rivelazione, narra che la Madonna, pensate, ce n'aveva 10.000 di angeli custodi, o sempre, e in certi momenti ce n'erano ancora di più, per dire, no? Però la presenza di questo Spirito Celeste che è ininterrottamente al nostro fianco ci fa ricordare anche il fatto che purtroppo, fino a quando siamo in questo mondo, noi possiamo essere tentati e possiamo anche essere fatti oggetto di mali molto grandi da parte di altri spiriti, che sono sempre angeli ma sono decaduti, che sono i demoni, che non sono una leggenda del Medioevo, roba da caccia alle streghe o cose del genere. Si tratta evidentemente di verità di fede, sono tutte verità di fede. Noi Dio non lo vediamo, l'angelo custode non lo vediamo, i diavoli non li vediamo. Tra poco io consacro il corpo e il sangue di Cristo, non lo vediamo, Gesù presente nell'Eucaristia. Se noi non stiamo in grazia di Dio, non lo vediamo. Voi sapete che alcuni santi, il più famoso era Padre Pio, ma non solo, avevano la grazia di poter vedere se chi gli stava davanti era un'anima che stava in grazia di Dio oppure no. E se uno si legge un po' di libri si fa una cultura. C'erano alcuni che vedevano le anime non in grazia come saranno le anime dannate e come sono i demoni, cioè non con le sembianze che abbiamo noi, che sono le nostre, insomma, visibili, ma completamente deformati, come dei mostri. Altri santi che quando avevano una persona davanti che non era in grazia di Dio sentivano una puzza, un tanfo nauseabondo, peggio di quello che si prova in presenza di un cadavere. Ecco. E altri santi che notavano che quando una persona non stava in grazia di Dio, l'angelo custode c'era, ma stava distante. C'è gente che pensa che siano le leggende che raccontavano una volta i bambini del catechismo: se fa il cattivo l'angelo custode si allontana, e noi facciamo il sorrisino oggi, dicete, pare che nel 2022 si possono sentire queste cose. Possiamo stare pure nel 5400, queste cose sentiranno nel 2050, nel 2030, cioè, perché queste sono verità di fede. È chiaro che purtroppo oggi, dal momento che la fede sta oltremodo languendo, è scema anche l'importanza di queste figure. Però pensate, raccontano esorcisti esperti di fama mondiale, che durante
alcuni esorcismi i diavoli hanno dichiarato, per esempio, questo lo racconto sempre, se tutti i fedeli, quando si mettono in viaggio, invocassero l'angelo custode, gli incidenti praticamente scomparirebbero, non ci sarebbero più. Chi ci crede a questa cosa? Io lo invoco sempre l'angelo custode quando salgo in macchina. E dobbiamo imparare a, guardate, che gli angeli custodi sono spiriti celesti, Gesù ci ha ricordato che vedono sempre la faccia del Padre, ma loro sono custodi di persone che vivono sulla terra, cioè lo sanno che noi abbiamo anche dei bisogni molto molto materiali, no? Invocare l'angelo custode, per esempio, è molto utile quando dobbiamo ricordarci qualcosa, quando dobbiamo essere svegliati la mattina. Provate a... C'è qualcuno che io conosco che non carica più la sveglia, la lascia fare all'angelo custode. Chi è che c'ha la fede di fare questo? Ma come, te parte l'aereo? Pure se parte l'aereo. E guardate, poi parlate con questa gente qui, dice, si è sempre svegliato esattamente all'orario come devo svegliare, non c'è nessun problema. È chiaro che, dice, potrebbe essere una coincidenza. Beh, insomma, se uno comincia che per un anno sta senza sveglia e si è sempre svegliato all'orario dovuto, coincidenza? Capite, sapete che le verità di fede non si possono dimostrare, però si possono arguire, no? O quando uno si perde qualcosa, ci siamo persi qualcosa, gli angeli lo sanno dove stanno, cioè stanno due sistemi quando ci perdiamo qualcosa, o invochi l'angelo custode, oppure, questo è ancora peggio, è terribile, 13 glorie al Padre a Sant'Antonio, questa non la sa quasi nessuno, ma se volete vi racconto una storiella, anche se non è il giorno di Sant'Antonio, che non è una storiella, ma è successa a me personalmente, la raccontiamo. Tanti anni fa, ero un giovanissimo, mi ricordo manco se ero già sacerdote, forse addirittura ero ancora diacono. Io ho sempre lavorato con i ragazzi e i ragazzini, te li porto d'estate, c'erano i ministranti di Righetti, che li porto a fare 2 o 3 giorni di ritiro a Cori, a un convento dei frati. Questi ci avevano detto, dice, Don Leonardo, potete fare qualunque cosa, potete fare qualunque guaio, non mi venite a dire però che vi siete persi le chiavi della stanza, perché ce n'è una copia sola. Fate qualunque guaio, ma non mi venite a dire che vi siete persi la chiave della stanza. A un bel pomeriggio, io, tutti i ragazzini, chiaramente, sai, un prete quando sta con i bambini piccolini, se siamo messi a giocare a nascondina, ruba bandiera, per i prati intorno a sto convento, finiscono i giochi, a un certo punto si presenta un ragazzino, tutto moggio, che stava con la coda tra le gambe, lo vedo e dico, non mi dire che non c'è la chiave della stanza perché ti rompo le ossa. Non ho perso la chiave, dico. Ma mo chi ne andiamo a dire al frate? Dico, dove posso? E non doveva a trovare la chiave della stanza, che stavamo stati in mezzo tutti quanti librati. Mi è venuto in mente, dico, andiamo su sto prato, mi guardo un po' in giro, dico, facciamo 13 glorie al Padre a Sant'Antonio. Comincio a passeggiare, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, all'ultimo gloria al Padre. Guardate, io le bugie non le dico mai, sto sul pulpito, farei peccato mortale se vi stessi ingannando. All'ultimo gloria al Padre, faccio gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli, amen. Basso la testa e sotto i miei piedi c'erano le chiavi della camera. Capito? Le racconto queste cose perché la gente non si rende oggi minimamente conto, cioè... Chi non va a messa la domenica, io l'ho detto all'ultima riunione dei genitori, non vi venga a trovare, non vi venga a bussare alla porta di casa e a portarvi a caccia in chiesa oppure a farvi violenza. Mi dispiace soltanto tantissimo perché non sapete quello che vi perdete, insomma, perché stare a messa, cioè, sapete che c'erano i santi che dicevano, ecco, dato che stiamo parlando degli angeli, il santo curato d'Ars diceva queste parole qua, se io incontrassi un angelo e un prete, saluterei prima il prete, perché il prete può celebrare la messa e consacrare gli angeli con tutta la loro grandezza, che sono esseri superiori, a noi sono puri spiriti, ma la messa la possono celebrare. E cioè, assistere a una messa vuol dire stare presenti realmente, anche se in forma mistica, al sacrificio del nostro Signore sull'altare. Insomma, non è una cosa da niente. Però sono tutte, e concludo, realtà di fede. Se la fede, dicevo nella predica di ieri, l'abbiamo persa, l'abbiamo trascurata, uno sente dire queste cose e cade dalle nuvole e dice, ma sarà vero o saranno tutte stupidaggini, o saranno favolette o saranno cose di questo genere? Quindi
ripensando anche agli angeli custodi, chiediamo al Signore che ci renda sempre tonica e viva la fede, perché le realtà di fede, per poter essere vissute, presuppongono la fede. Se la fede non c'è, ripeto, diventano inutili leggende che lasciano il tempo che trovano. Ma così, grazie a Dio, non è. Siamo lodati Gesù e Maria.